Libera. Grazie, grazie. Oh, un anno impegnativo questo 2022, giurato al cantante mascherato. Sì, sì. No, presto... Milly, io ho detto Milly, decide, già, perché ogni anno te lo chiedono, dice lo rifai, decide la regina. Se uno ha appassionato il pubblico, evidentemente, no? Sì, quindi grazie a Milly per questa nuova avventura. No, è molto divertente, davvero, è veramente, molto divertente. Sì, sì, anche da casa ci si diverte, immagino lì quanto possa, no? Sì, sì. Volevamo salutare ancora una volta i ricchi e poveri che abbiamo cercato di soffocare nell'astronave la scorsa stagione, invece sono, cioè, li salutiamo con grande affetto. No, è fantastico. Milly fa, forse andremo in pubblicità. E io da sotto, dalla la pubblicità, è meglio. Dico, ci senti che ancora ride. Milly, no, erano dentro a una temperatura boreale con la felpa del cantante mascherato. Erano. Quindi seguiteci, può succedere di tutto. Impegni, ti rivedremo nel Capitano Cecchi nella nuova sono invecchiato, lo dicono i capelli, lo dicono le rughe, quindi un grande, non la zona di Roma, dico le rughe, le mie, non alle rughe, le rughe sul volto, ma dice che fanno esperienze, cose, bagaglio e viaggio, quindi torno da Colonnello. È un regalo che mi ha fatto la Lux, la famiglia Bernabei, gli sceneggiatori. È un regalo per me, nessuno si sente offeso, escluso, come dice De Gregori nella canzone. Per me ritrovare Nino Frassica e poter giocare con lui sul set è un regalo. Io lo dico sempre, quella zona della mia vita, cioè quella che fa, quella dove c'è Don Matteo, è vita e non è lavoro. Che era bello. Il 98 il primo giorno che abbiamo girato, si vede che sono passate molte lune, come direbbero in un western gli indiani. Molte lune sono passate sul villaggio, guarda là, infatti c'ho colpi di luna in testa. Però è sempre bello tornare con Nino a giocare, sito. Ritrovare Terence, accogliere anche Raul Bova che ci sarà, la squadra di Don Matteo. È la vita, bella. Poi un'altra fiction, vestirai i panni di un medico. Là c'è stato proprio un cortocircuito che ho pensato di... Cioè mi sono dovuto sedere quando me l'hanno detto, quando Marco Pontecorvo, il regista della Rai Fiction, mi ha detto che avrei interpretato il dottor Antonio Maglio, che è praticamente l'inventore, il visionario, il medico che ribalta totalmente e scardina i concetti della disabilità, di come affrontarla, di come viverla, ed è l'uomo che crea le Paralimpiadi. Sì. Diciamola, ogni tanto pure una cosa bella, ci avremo dei difetti, ma ci abbiamo anche dei pregi. Il dottor Antonio Maglio, insieme al dottor Gutmann, medico straniero, che già faceva una specie di Paralimpiadi, però molto ristrette, le prime Paralimpiadi sono nel 60 a Roma, in Italia, sono nostre, dopo le Olimpiadi vere. Non lo sapevo, non lo sapevo. Per chi conosce un pochino la mia vita, non siete tenuti a saperlo, la grande emozione, la botta proprio mia al cuore è che io, ricostruendo la mia vita insieme a mia madre, questo dottore qua straordinario, questo signore qua, cioè Antonio Maglio, io l'ho incontrato quando ero bambino, perché lui era una delle colonne del Santa Lucia, clinica di eccellenza per la riabilitazione e non solo. E tra, veramente fanno i miracoli quelli che si possono fare sulla terra con la scienza. Mio papà lavorava là come medico, mi portava a vedere il basket in carrozzina, mi regalò un'esperienza straordinaria perché ero stato promosso alle Paralimpiadi in Canada. Quindi io, quell'uomo straordinario, il dottor Antonio Maglio, l'ho incrociato, ero bambino, mai avrei pensato che un giorno, indegnamente, non lo dico tanto per, indegnamente, avrei vestito i suoi panni. Quando mamma mi ha visto col camice così, ha detto, siamo sicuri che sei in grado? Cioè, e poi naturalmente continua questa bellissima avventura dell'eredità. L'eredità, grazie, tutti i giorni, perché cioè, a meno che non ci sia un altro presidente, ma noi speriamo, volevo salutare il presidente Mattarella, ringraziarlo. Abbiamo fatto un'apertura, ecco, lo facciamo volentieri ancora. E buon lavoro. No, dico, qualche volta se non ci avete visto, visto in onda, giustamente Ubi Maior ci leviamo in perché la politica ovviamente e c'era la vicenda presidenziale, insomma, chiedeva però spazio. Tu hai una cosa adesso sotto il braccio. Per te, questa è con dedica, sì, niente di mi che. Mi piace, sono contenta. Questa perché è per te. Tu hai scritto e allora libro. La dottoressa Sara Veneto ha detto che non te lo posso dare, dopo questo libro sarà spruzzato con lanciafiamme, tu farai un test, io farò un test alle mani, poi questo sgabello verrà incendiato. Come si intitola? Poi tutti faremo un rito apotropaico e quindi ti sarà consegnato. Che cos'è quel libro? Quel libro si chiama Il gatto del Papa, è una favoletta che appunto come un gatto sonnecchiava da anni nel mio cassetto, insieme ad altre cose che ogni tanto scarabocchio. Rai Libri una sera non mi viene a chiamare il dottor Teodoli, Angelo Teodoli, il suo dirigente, fa Flavia, dice, per fatela breve, dice, tu ce l'hai una cosa per noi, per Rai Libri? Dico, ma io ho scritto un paio di volte, dico, ma non... Ce l'hai, io sono sicuro che ce l'hai. Apro il cassetto e in effetti c'era lì che sonnecchiava Il gatto del Papa. Dico, però te ne posso parlare di persona, perché adesso alle 10 di sera un dirigente Rai ti dice, c'è un gatto parlante che va a bussare al Papa e gli dice un po' di cose, si rischia, no? Dice, va tu. Allora dico, Angelo, prendiamoci un caffè a Piazza Mazzini.
distanziati all'aperto, dico sempre, certo, per Sarro, dico sempre, distanziati all'aperto, le maschere, abbiamo bevuto attraverso una cannuccia così, e gli ho spiegato la storia, gli ho raccontato la favola. E si è appassionato. Purtroppo gli è piaciuto, no, lo dico per Rai Libri, no, sta andando bene il libro, ringraziamo. Mi ha affidato favola ad una squadra straordinaria, nell'ordine Stefano Panetta, Marco Di Marco e Clara Serretta, perché io da solo la favoletta c'era, però poi insomma la andavo. Forma, Ci sono delle illustrazioni bellissime di Irene Rinaldi. Adesso per un attimo vi posso tramutare in Giorgio Mastrota? Non la volete comprare per me, non la volete comprare per sostenere Emergency, la volete comprare perché non vi piace la favoletta, ci sono delle illustrazioni bellissime. Non dormite, ve fa più sonno, due pagine, vi appennicate più di un gatto. Vi piacciono i gatti neri? È perfetta. Non vi piacciono i gatti neri? Imparerete ad amarli, ma soprattutto, ecco, allora, lo dico scherzando. La cosa più importante è che tutto quello che fa parte del mio... Com'è una parola bella per dire elegante, per dire gratis? Cioè, io, insomma, l'ho fatto per è gioco. È gratuito, è gratuita la mia tutela. Quindi tutto quello che sarebbe per me, che il mio lavoro è l'eredità, i telefilm, quindi questo per me è la gli mia vita. Gli introiti di questo libro dove vanno? Perfetto, vanno a Emergency. Perché siccome nomen omen, il dottor Strada... Come dire? Il dottor Strada se n'è andato, ma appunto i latini dicevano... che nel nome delle persone c'è un destino, e lui la strada ce l'ha lasciata tracciata. Eccolo qua, guarda, eccolo che bello. Qua, Gino, guarda Strada, che uomo bellissimo e peraltro fantastico. Tu all'inizio del libro hai voluto citare sia Papa Francesco che sì. Gino Strada, anzi le abbiamo quelle frasi che tu hai voluto sottolineare, ovviamente dette allora, da loro. Allora, guarda due uomini apparentemente così lontani, no? Apparentemente così lontani, e il Papa dice la povertà non è frutto del destino, è conseguenza dell'egoismo, delle sì. persone. Se non ci comportiamo bene, tanti sono poveri, pochi sono ricchi, l'abbiamo visto, ogni tanto escono quelle statistiche, no? Che sono anche stucchevoli, in 8 ci hanno i soldi di tutti noi altri, in 9 ci hanno i soldi... Vabbè, andiamo a stringere. Gino Strada che dice, ignorare la sofferenza di un uomo è un atto di violenza, è tra i più vigliacchi. Allora, dottor Strada, appunto la strada ce l'ha lasciata, non sei un medico, non puoi curare, ti puoi prendere cura degli altri. Certo. Io sono un fortunatissimo, sto bene, cioè facendo le corna, dico da tutti i punti di vista... E quindi è obbligatorio, non è così un passatempo. Io non sono un radical chic annoiato che non c'è niente da fare ogni tanto, che va bene pure così. Io proprio credo a quello che mio padre e mia madre mi hanno insegnato, credo di aver avuto tantissimo, praticamente tutto dalla vita, e quindi c'è da rimettere in circolo quello restituire. Che hai. Fortuna, aiutare Emergency, che lavora non solo all'estero, e già sarebbe, cioè in Afghanistan, Iraq, ma magari qualcuno più è. In Italia non è che me l'hanno raccontato. Bravo che lo ricordi. Io non è che me l'hanno raccontato, sono andato ad aiutare, a guardare, a intervistare le persone. Ci sono i poliambulatori in Italia perché ci sono tantissimi italiani che purtroppo vivono in una fascia economica disagiatissima, e i nostri, dico nostri nel senso da volontario indegnamente, ma greco alla famiglia di Emergency, curano gratis, visitano le persone gratis. E al nord, al sud, in Italia e poi anche all'estero. E noi ci piace sapere che il tuo libro andrà a sostenere questa meravigliosa realtà. È importante sapere che il tuo libro vada a sostenere questa meravigliosa realtà, ma è pieno di insegnamenti in realtà il libro. E poi tu sei un vero appassionato amante degli animali, nello specifico i gatti, nonostante voi abbiate adottato anche un cagnolino ultimamente. Allora, i cani a casa sono due. Ecco, i due. Cani a casa... Io e Adriana abbiamo due cani. Lola. Lola è il secondo cane, che quest'estate, sempre se Dio vuole, come dice la nonna, fa 2 anni. Trovata in un fosso, vabbè, con la sorella e il fratello. A proposito dell'adozione, dico una cosa, è bellissimo adottare gli animali, però svelo questo piccolo segreto. Siccome io poi cerco di dare una mano alle associazioni, quando tornano indietro è ancora più doloroso. Volevo dire questo piccolo segreto. E il cane non è de peluche. Se vi piace l'animale... che non sporca, non si ammala, non abbaia, non miagola, non graffia, non buca il divano, un peluscio di legno, di terracotta, un capo di monte, è perfetto. L'animale vivo fa queste cose. E qui, scusa, dico l'ultima cosa, non sì. sono parole mie, sono le parole di una donna straordinaria, Margherita Hack, dice gli animali sono esseri senzienti, hanno paura, sentono il dolore, sentono se gli vuoi bene, hanno bisogno come noi, quante cose vogliamo noi. E l'animale è così, pure. Certo. È un viaggio bellissimo d'amore. Assolutamente. Dove... Non mi toccare Miro, mio gattino meraviglioso, vedi, so cosa vuol dire, Miro, Ares, Lola, cioè noi nostri animali che sono vecchietti, Pittori, ma li amiamo Miro. Molto. Quanti anni c'ha?
Questo 16, il mio gattino ha 16 anni. Ma io ce n'ho una da 11. No, adesso esatto. Sembra però parmigiano. Però è bello anche vederli invecchiare, no? Nel senso perché sì. Esprimono anche una tenerezza diversa. Avevamo un bellissimo filmato con te e la tua gattina che scende per caso, te copioni, no. Ma siccome c'è qualcuno che ti batte, perché ha più gatti di te. Bello, chi è? E ha solo 10 anni. Wow. E sta spopolando, perché la fiction la sposa. Come no, lo Serena. Vede fra i protagonisti con Serena Rossi, Giorgio Marchesi. Poi c'è anche lui. Glielo anticipiamo in questo filmato. Sai che ho visto oggi? La maestra Casalini. Davvero? Sì. E mi ha detto che a giugno puoi fare l'esame. Se lo passi, poi puoi tornare a scuola con tutti. Se non lo passo? Ma certo che lo passi. Sei bravissimo, tu sai tutto. E se mi dimentico? Se non so le cose? Allora facciamo una cosa. Ti accompagno io e resto fuori alla porta fino a quando non è finito. Patto? Giurin giurello. Apriamo il collegamento con lui, con Antonio Nicolai. Antonio, ci senti? Ciao! Ciao! Sì? Con chi sei su quel Ciao. Divano? Che c'è lì con te? Come si chiama quel cagnolino? Il mio cane Margherita. Bellissimo. Quanti animali hai a casa, Antonio? Beh, ho 14 gatti. Ah, wow! Un cane, 6 galline ah. E una tartaruga. E ah, basta? Io c'ho la tartaruga. Anche Flavio che è qui con Ciao. Me c'era la tartaruga. Ma Ciao. Tu ti ricordi i nomi di tutti i gatti? Qualcuno, non proprio tutti, perché sono Vabbè. Tanti. Giusto, giusto. Ma intanto raccontaceli, come si chiamano? Qualcuno. Qualcuno. Allora... Sono Priscilla. Bello. Poi Perla. Poi Cecilia. Poi inventa, tanto Ginevra. Non li sappiamo. Linee di fantasia. Comunque tutti i nomi di persona. Sì. Ah, interessante questa cosa. Ma è vero che questa familiarità con gli animali, il fatto che tu vivi con la tua famiglia in provincia di Padova, immerso nella natura, insomma, ti ha favorito nell'interpretare poi il personaggio nella sposa? Perché non bisognava avere paura degli animali. Beh, sì, perché... intanto non avevo paura degli animali, quindi... E quindi potevo tenerli in braccio tranquillamente, ad esempio. Eh sì, non ti spaventano mai? Hai un linguaggio speciale che usi con loro per farti capire? Beh, no, però so come trattarli, però. È giusto. E come li tratti? Beh, me li do da mangiare, sì. Li cerco di far dormire... E basta, con Flavio. Diversi modi, insomma. Sì, con diversi modi. Con diversi modi. Sì, no, va bene. Leggi il tuo libro. Sì, certo, c'è un prontuario. Che esperienza è stata per te, Antonio, partecipare alla realizzazione di questa fiction di grande successo della Rai? Ti sei divertito? Di sì, a prescindere. Sì, sì. Sì, sono divertito. Sì, 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 mi sono molto. Divertito, però ecco, è stato però. Anche un lavoro, quindi... Ma no, non dire. Faticoso. No, faticoso non è una gioia andare alle 5 al trucco, che te frega. Vai. Inventa, vai. Bellissimo, lo rifarei. Vuoi fare la seconda, la terza, la quarta serie? Sì, certo che sì. Sì. Beh, sì, sì. Sì, ecco, bravo. Dai, ecco. Allora in bocca al lupo. Dai retta a zio Flavio. Sì, sì. Altre serie. Guarda Antonio, ti facciamo sicuramente arrivare il libro di Flavio, perché parla di questo gatto nero molto curioso, che parla col Papa. Cioè sì, giusto sì. Flavio poteva scrivere questo libro. Te lo facciamo avere, promesso. Sì. Grazie sì. per aver partecipato, eh. Mi raccomando, stasera non perdetevi Antonio, perché c'è la puntata della sposa su Rai 1. Ciao Antonio! Ciao! 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 Flavio, questo libro,
È per i bambini? Adesso sembra appunto, dice quello, vendita di pentole. È per tutti, è soprattutto in un momento così difficile, è un incontro. È, a me è successo veramente appunto di incontrare sto gattone verso le 3 di notte a San Pietro, non c'era nessuno, straordinaria notte romana, primaverile, c'eravamo solo io e lui, poi siamo abituati a pensare anche che ricordando le scene dei film o i quadri, c'era una finestra in alto illuminata, poteva anche essere quella del Papa, ho immaginato che il gatto andasse a bussare e poi da lì piano piano negli anni ho cominciato a scrivere cosa poteva essere, anzitutto come tutte le favole ovviamente che si rispettano, il gatto è parlante e il Papa lo ascolta, piccola metafora, come dire, del voler ascoltare anche le persone che pensiamo essere lontanissime da noi. Il Papa è allergico al gatto. Nella favola allergica, anche quella piccola metafora, chi vuole ci può vedere ciò che vuole, su, come dire, dare subito un giudizio sugli altri, ma qui ci soccorre il maestro Camilleri che ci ha lasciato tantissime perle e una delle più importanti era, dice, occhio ad avere paura degli altri perché per l'altro, l'altro sei tu. Quindi occhio. Clementin! Grazie! E grazie per il gatto del Papa. Vado! C'hai l'eredità! C'è l'eredità, dopo c'è l'eredità! Ghigliottina! Grazie! Ciao, Fra! Arrivo, Fra.